Belin ragazzi, qui Did. Oggi riprendiamo una rubrica che non facevo da tantissimo tempo, da anni, ovvero la rubrica del Proviamo. Ebbene sì ragazzi, ricomincia la rubrica, ovvero in cui giochiamo insieme per la prima volta a delle demo o a dei free to play che io non ho né mai visto né mai giocato e che comunque non conosco. In questo caso quindi proviamo la demo di Araya, che è un horror che ho trovato a caso completamente su Steam, infatti non lo conosco per niente. E partiamo. Partiamo subito. Do you want to start? Vabbè, sì. Ho fatto new game, ma davvero, sì. Ma vuoi cominciare? Sì. Non è che vuoi andare a prendere un caffè. No, voglio giocare, scusami. E quindi niente ragazzi, la rubrica del dove proviamo, quindi come ho detto una rubrica dove giochiamo a free to play, demo, cose di questo genere, sempre quindi gratis, per la prima volta. E vediamo un po' com'è che sono. Una rubrica che facevo anni fa, poi non ho più fatto, oddio, ok, mi si era impazzita la telecamera. Game saved, bene, non ho fatto niente, già è salvato. Guarda oggetto, oh che bello il cirillico. Andrò a comprare qualcosa da bere e torno subito. Ah, proprio così, ok, proprio loro si parlavano così, ok. Che cazzo di lingua parlate, voi teste di minchia. Va bene, push pure, non posso fare niente, è tutto chiuso. Va bene. Di là non posso andare, faccio ESC. Abbiamo obiettivi, tab, non abbiamo l'inventario. Left click to open. Ah, qua c'è qualcosa. Un chiaro amuleto, ovvio. Come potevo non pensare che fosse un amuleto? Ma vacca. Perché sento già piangere? Perché? Ok, con control mi posso abbassare. Armadietti non posso aprirli. Non c'è niente, vabbè. Volevo ricominciare questa rubrica di proviamo. Oh, oddio, si è aperto. No, non ho neanche la to... Che cazzo fa R? R buga tutto, che bello. Ok. Ma che è sta roba? 5 persone brutalmente uccise. Ma che in che lingua? Ah, ok. No, va a cagare, però cominciamo malissimo. Posso finire questa frase? Posso? Lo stavo dicendo per la millesima volta. È una rubrica che volevo riprendere da un bel po' di tempo. E aver ripreso ora... Sapete voi che mi seguite da tanto tempo quanto mi fa paura quando sbattono le porte al buio così, vero? Oh mio Dio, no! Basta, mi prego! Non la reggo già più! Cosa succede? No! Welcome una sega! Perché poi welcome davanti al bagno? Ma cos'è sta gente? E quindi questo episodio non so sarà l'episodio, boh, non so, 8, 7, 5. Guarda, palla! Palla! No. Ragazzi, 8, 7, 5, no, non lo so, comunque. Hai finito! Comunque sarà il seguito degli altri. Scopri da dove viene questa voce. Va bene, immagino. Ok, chiuso. Sì, vabbè, ma ragazzi, è già pesante sta cosa. Vaffanculo. Non posso neanche correre, non posso fare niente. Stai zitta, puttana. Cos'è? Perché? Ma che design degli ambienti è? Ma che brutto. Cos'è sta roba? Una lettera vuota. Da sassalalla. Vostra madre, però. Vostra madre. Benvenuti nella rubrica Proviamo. Yeah, bello ricominciare con un horror, eh. Spero che vi stia piacendo, sadici, cazzo. Non sto capendo cosa sta accadendo perché mi ballano le palle davanti alla faccia. Uno, va bene, si può chiamare, sì. Con quanto effetto grafico? Espremie con le luci intorno, cos'è? Col cazzo che mi giro. Io non mi giro. Ok, lo faccio. Non mi giro, vaffanculo, io non mi giro. Devo farlo, vero? Mi sa che devo. Ah! Ok, l'ho fatto. Ah! Ok, l'ho fatto. Vaffanculo. Chiudilo. Oh, sto sudando come una prostituta nei tunnel della droga. Cosa sto dicendo? 3. Sì? 2. Ah, stiamo scendendo. Immagino andremo nello scantinato, no? 1. Ah, davvero? Qual è la porta che si apre?
Ma non si vede una sega, non si vede niente. Aspetta un attimo. Video. Vabbè, un minimo in più si può? Non vedo niente. C'ho qua la prima, è uguale. Fatto questo gioco da giocare col VR. Sto cazzo, non sono pagato abbastanza per farlo. Control, vai, vabbè, l'avevo già scoperto comunque. Coglione. Cos'è? Una palla? Una palla, sì, una palla di pelle di pollo. Ok, vai. Minchia ragazzi, l'inizio con quella porta che sbatteva per me è stato il peggio. Space jump, va bene. Vabbè, ho quanto fatti, quanto corpo doveva spostarsi. Dorothy a tutta velocità, minchia. Dorothy for need for Dorothy, Dorothy for speed, chiamatelo un po' come volete. Exit. Cazzo di Dorothy che ogni tanto impazzisce e va super veloce. Tanto io non mi giro, cioè può cadere qualunque suono dietro, che tanto me ne sbatto le palle. Ecco. Oh mio Dio, ok, mi ricorda troppo il Nightmare House 2, ragazzi. Siamo tornati a Nightmare House 2, in poche parole. È uguale la atmosfera psicologicamente horror. No, shift, son of a shift. Corri, push or pull cosa? Ma cosa, perché? Ma che mani ho, fra l'altro? Sono anch'io un mostro. Ma che mani ho, Ma perché? A cos'è? Cos'è? Ah! No! Madonna, ragazzi, sto gioco. Madonna, sto gioco. Forse abbiamo scoperto cosa fare come let's play di dicembre, né, ragazzi? Ma basta, hai rotto le palle. There were so many stories of ghosts inhabiting this hospital. C'erano tante storie di fantasmi che stavano in questo Because posto. Because of those stories, the hospital was forced to close down temporarily. A causa di queste storie, l'ospedale fu However, costretto a chiudere. There are still some strange rumors coming from people who passed by there. Ci sono ancora dei strani rumor they che said they saw mysterious shadows and even heard horrifying screams. Le persone che passano vicino some sentono urla. The local junkies gathered in that place. Piselli con patate e spaghetti. The last time I saw Aria was here, years ago. That day she mysteriously disappeared. Ok, la trama è la cosa più banale che esista al mondo, ovvero la tipa giapponese Araya è scomparsa, per la, non si è mai più vista nell'ospedale, quindi ora il suo fantasma terrorizza l'ospedale. La trama già vista, complimenti per il décolleté, la trama già vista un numero di volte che è imbarazzante, ma ok, il gioco sembra figo, va bene. That's the reason I'm here tonight. Ecco il motivo perché sono qui stasera, per mostrare le tette Araya. Va bene, Araya the boobs girl, va bene Araya, ho capito che siamo così, basta. 24 novembre, mica adesso è uscito il gioco, ecco perché nessuno se lo caga, perché è appena uscito. E la demo finisce qui? And the demo ends here. Mad, Virtual Reality Studio, ecco. Araya. Sì, mi sa di sì. Mi sa di sì. Ok, in opzioni c'era qualcosa. Dov'è il mouse? Dov'è il mouse? Non c'è più il mouse, ma si è buggato tutto. Ma basta. Questo era Araya. Allora. Sembra promettere bene, sembra veramente spaventoso, lo sembra veramente tanto. Non so che cazzo di lingua sia quella, non ne ho idea, non è arabo, non mi sembra arabo, non lo capisco. Forse magari è uno di quei giochi thailandesi sconosciutissimi. E niente, sembra promettere bene il gioco, potremmo giocarlo come nuovo let's play dopo Spec Ops The Line, così sarà il let's play di dicembre. Non lo so, fatemi sapere, sembra molto figo in effetti.
Costa 15 euro visto fra l'altro, quindi spero che sia abbastanza lungo, perché ci sono degli indie tipo To The Moon che costano 2 euro, che sono veramente incredibilmente belli, quindi per 15 euro voglio qualcosa di veramente figo. E niente, a me ha fatto una buona impressione. Ditemi cosa vi è sembrato, come vi è sembrato. Ci vediamo nel prossimo episodio di